Salve a tutti ragazzi, eccoci qui per il nostro nuovo tutorial. Oggi realizzeremo un dirigibile e per farlo partiamo da un oggetto, da una piramide. Perché da una piramide? La nostra piramide ci servirà per costruire il muso e la coda del nostro dirigibile. Una volta che l'abbiamo inserita, facciamo una cosa un po' particolare. Andiamo a dirgli di metterne una seconda piramide. Ovviamente sarà sopra la prima, niente di strano. Andiamo a prendere il comando ruota però e facciamo ruotare la nostra piramide. La facciamo ruotare in questo modo, vedete? E la facciamo ruotare esattamente di 45 gradi. Possiamo essere precisi stavolta, mettiamo lì 45 gradi. Accetta. Eccoci qua, adesso abbiamo due piramidi che sono spostate di 45 gradi l'una rispetto all'altra. Le selezioniamo tutte e due, adesso abbiamo selezionato il nostro oggetto completamente. A questo punto noi che cosa facciamo? Gli diciamo duplica. Ecco qui, il nostro duplica, stesso oggetto. E questo nostro oggetto lo spostiamo fino a farlo coincidere con il precedente. Tanto sappiamo già che è sistemato sulle coordinate 0, quindi non è un problema. E a questo punto facciamo ruotare. Lo facciamo ruotare. Questa volta non di 45 gradi, ma lo facciamo ruotare solamente di 22 gradi, 5, più o meno 22,4 va benissimo. Ok, perfetto. Il nostro oggetto è completo. Selezioniamo tutto. E che cosa ci facciamo adesso? Lo smussiamo. Andiamo sul comando modifica, smussa, ed ecco qua. Gli diamo una smussata totale, in maniera tale da renderlo perfettamente sferico, insomma, perfettamente curvo. Gli diciamo smussa ed ecco qui il risultato. Lo possiamo anche unire in maniera tale da avere un unico oggetto comprensivo di tutti. Comando unione, in alcuni casi, se gli oggetti sono abbastanza complessi, ci mette un po' a realizzarlo, ed eccolo qua. Ora che cosa facciamo? Lo teniamo da parte. E gli diciamo intanto duplica, andiamo su oggetto, duplica, ne facciamo due. Li selezioniamo entrambi e li spostiamo. Abbiamo la nostra coda e il muso del nostro dirigibile. A questo punto ci serve il corpo del dirigibile. E facciamo la stessa cosa, solo che questa volta, dopo aver deselezionato le nostre piramidi, la facciamo con il cubo. Prendiamo il nostro cubo. E gli diciamo inserisci un altro cubo. Stesso gioco di prima. Ruotiamo di 90 gradi il secondo cubo. Scusate, di 45 gradi il secondo cubo, ed eccolo qui. Se lo ruotiamo di 90 gradi non compiamo niente. A questo punto li selezioniamo tutti e due e gli diciamo duplica. Spostiamo il nostro duplicato in corrispondenza del nostro primo cubo, nostra prima coppia di cubi, e lo facciamo ruotare. Lo ruotiamo di nuovo di 22,5 gradi. Cerchiamo di essere più precisi possibili. Ecco, a posto. Selezioniamo tutto. Per essere sicuri di aver selezionato tutto, facciamo così. Seleziona tutto e deselezioniamo gli altri due. Perfetto. A questo punto lo smussiamo di nuovo. Andiamo su modifica, smussa, gli diamo la smussatura totale, smussa, ed ecco qui. Abbiamo il corpo del nostro dirigibile. Uniamo di nuovo, come abbiamo fatto in precedenza. Anche in questo caso si può mettere un pochino. Perfetto, abbiamo il corpo del nostro dirigibile. A questo punto che cosa facciamo? Lo solleviamo verso l'alto con il comando sposta, lo ruotiamo in maniera tale da posizionarlo in questo modo. Abbiamo 90 gradi di spostamento, perfetto. Ora non ci rimane che decidere quanto farlo grande, perché possiamo pensare di fare un dirigibile schiacciato, un dirigibile più allungato o come volete voi. Io lo allungo un pochino, lo allungo un po' in tutti e due i sensi, in maniera tale da ottenere la parte centrale del dirigibile un pochino più grande, e
e a questo punto vado a selezionare gli altri due. Prendo il primo, lo porto verso l'alto, lo ruoto di 90 gradi anche lui, in questo modo, perfetto. E adesso lo facciamo coincidere con il nostro DCG. Lo spostiamo in avanti, poi lo portiamo in basso fino ad ottenere un allineamento. Eccolo qui, poco più in basso, ci siamo, lo portiamo un pochino più interno, dobbiamo abbassarlo ancora un pochino, ecco. Vedete che coincidono anche tutte le zigrinature, perfetto, ci siamo. Se lo volessimo schiacciare un po' al muso, semplicemente con il comando muovi, lo schiacciamo un pochino, teniamo un muso un pochino più schiacciato del principio. Stesso discorso facciamo con la coda. Andiamo a prendere la coda del dirigibile, la solleviamo, la ruotiamo di 90 gradi, questa volta nell'altro verso, andiamo a 270, la spostiamo fino al nostro zero di riferimento e a questo punto la portiamo in avanti. Eccoci qui, la portiamo in avanti, la abbassiamo come abbiamo fatto in precedenza, come vedete non è molto difficile. Ecco fatto, ci siamo. La coda di un dirigibile in genere è più lunga del muso e quindi in questo caso possiamo operare in senso inverso, la allunghiamo un po'. Ecco fatto. A questo punto cosa ci manca? Ci mancano le ali, o meglio, ci mancano i timoni del dirigibile. Per farlo che cosa facciamo? Inseriamo un cubo. Spostiamo da qui il nostro cubo perché altrimenti ci dà un pochino di fastidio. Ecco fatto. E lo schiacciamo completamente. Quindi lo prendiamo con il comando trasforma e lo facciamo. Lo schiacciamo. A questo punto dobbiamo creare il nostro timone. Visualizza, andiamo a mettere centro visualizzazione, perfetto. Il nostro timone lo facciamo in questo modo: prendiamo modifica, dividi, abbiamo tenuto il piano di separazione, lo facciamo ruotare il nostro piano in questo verso, lo portiamo verso l'alto fino a 90 gradi, perfetto. E adesso lo ruotiamo in un altro senso, in questo senso qui. E adesso se lo guardiamo dall'altro, dall'alto già sembra timone. Possiamo decidere di farlo come vogliamo, di cambiare un pochino la rotazione se volete. Direi che così ci siamo. Gli diciamo dividi ed ecco qua il nostro timone. Lo andiamo a posizionare sulla coda del nostro dirigibile. Solleviamo. Verso lo zero, come al solito, perfetto. Se abbiamo problemi di visualizzazione possiamo anche dirgli su visualizza raggio X, così vediamo dov'è, centra sulla visualizzazione, ok, perfetto. Ora lo facciamo semplicemente, lo spostiamo indietro, comando sposta, lo portiamo indietro, ci accorgiamo che le sue misure sono un pochino troppo grandi rispetto alla coda del nostro dirigibile e allora lo riduciamo, lo facciamo diventare più piccolo, lo riduciamo tutto insieme. Adesso magari il raggio X non ci serve più perché è più comodo vedere il risultato sul dirigibile. Vediamo che è posizionato nella parte opposta, quindi lo dobbiamo ruotare di 180 gradi. Proprio giusti giusti i nostri 180 gradi, possiamo sempre inserirli anche manualmente. Ora lo
spostiamo leggermente. Vediamo com'è più comodo per noi. Ecco fatto. Se vogliamo proprio essere precisi e metterlo in mezzo, facciamo una cosa: controlliamo l'altezza del nostro, della nostra coda. Qui ci dice 4,36. E allora selezioniamo anche lui, 4,15, e lo portiamo su fino a raggiungere 4,36, così siamo sicurissimi di averlo allineato. A questo punto non ci resta che duplicarlo. Oggetto, duplica, lo troviamo dall'altra parte, lo dobbiamo ruotare, lo ruotiamo in questo verso, lo ruotiamo di dei nostri, portiamo qua, lo spostiamo per farlo uscire, controlliamo che la loro la disposizione sia la simile, ecco qui, e a questo punto di nuovo li selezioniamo tutte e due, duplica, li portiamo a coincidere e li facciamo ruotare di nuovo, li facciamo ruotare di 90 gradi. Abbiamo ottenuto tutti e quattro i limoni del nostro DGCP. Perfetto. Ora, che cosa ci rimane da fare? Ci rimane da fare da metterci sotto al dirigibile una postazione di comando, ovviamente. E allora, inserisci il cubo. Già il cubo è una figura abbastanza comoda per farlo. Noi però lo facciamo diventare un parallelepipedo. Lo stringiamo un pochino da una parte e dall'altra, lo abbassiamo decisamente fino a farlo diventare una scatola, lo accorciamo un po', perfetto. E a questo punto non ci resta che andare su modifica e smussare anche lui. Lo smussiamo per bene. Una volta che l'abbiamo smussato, lo portiamo verso l'alto. E il gioco è fatto. Possiamo metterlo un pochino più avanti o un pochino più indietro, come ci piace di più. Possiamo anche centrarlo. Abbiamo già posizionato il nostro dirigibile, come vedete è abbastanza semplice. A questo punto non ci rimane che colorarlo. Coloratelo come volete. Per esempio andiamo su, selezioniamo un po' tutto, così che possiamo colorare tutto quello che ci serve. Io vi dico, giocate con la fantasia, cioè fate come vi pare. Adesso faccio vedere come lo farei io e poi voi decidete serenamente. Allora, io colorerei la parte centrale con un bel rosso. Questa parte la colorerei con rosso. Poi andrei a colorare con un colore più chiaro, come un azzurro per esempio, un turchese, la parte del muso e della coda, e colorerei con lo stesso turchese anche la parte sotto dove c'è la cabina di pilotaggio, e colorerei infine i nostri timoni con lo stesso rosso bordo. Ed ecco qui il nostro dirigibile. Si può personalizzare ancora. Io per esempio con il comando trama potrei fare altro. Tanto deselezioniamo tutto perché mi interessa metterlo solamente sulla fiancata, e allora seleziono la fiancata, vado su trama, e invece di scegliere un materiale di quelli già presenti, vado a caricarlo, e mi vado a caricare, per esempio, lo sfondo che io utilizzo per il mio canale YouTube. Dico apri, è un file JPEG, cioè un'immagine, la posso posizionare come voglio, posso aumentare la sua copertura, per esempio, la voglio far diventare più larga. Posso anche decidere di ruotarla se mi accorgo che non è nella posizione giusta, la voglio in quest'altro verso. Posso decidere anche di spostarla se non mi piace nella posizione in cui si trova. Copro la fiancata. Posso decidere anche di ridimensionarla, farlo diventare più piccolo o più grande.
ed ecco, applico ed ecco il mio dirigibile. Posso anche decidere di metterci qualcosa sul muso. Ho già scaricato un'altra immagine, seleziono ovviamente il muso perché è quello che voglio colorare, vado di nuovo sulla trama, io vado a cercarmi un'altra immagine che mi sono scaricato precedentemente di un cartone che a me piace molto, e la posso posizionare di fronte, diventando magari adesso lo ruoto e voilà, gli do applica ed ecco il risultato. Questo è il mio dirigibile, molto carino, vero? Potete tranquillamente sbizzarrirvi e fare come volete. Ricordatevi che tutte le immagini che voi scaricate possono essere usate come trama, quindi applicandocele sopra. Ci sono una marea di texture, cioè di materiali già presenti in internet, che potete utilizzare per abbellire il vostro dirigibile. Buon lavoro, ragazzi!